Si è svolto oggi un incontro dibattito dove sono state illustrate le iniziative in atto da parte della Caritas a livello diocesano e locale. Presente il direttore provinciale Roberto Calzà e i responsabili del Centro di Ascolto e Solidarietà di Arco. Un momento per affrontare il tema delle emergenze sociali da parte dei consigli parrocchiali, catechisti e volontari. Collaboro insieme con tanti altri volontari nell'ambito dell'attività che il CEDAS svolge ad Arco, e esattamente in Piazza delle Canoniche, a fianco della chiesa, della collegiata. Noi abbiamo l'ufficio aperto 4 pomeriggi alla settimana e in questi pomeriggi non facciamo che accogliere gli utenti che in condizioni di difficoltà vengono presso i nostri uffici per chiedere aiuto. Il nostro aiuto si estrinseca soprattutto in un'attività prima di tutto di ascolto, perché ovviamente la cosa più importante è capire esattamente le difficoltà delle famiglie, e visto i tempi che corrono difficoltà ce ne sono di vario tipo, e difficoltà che sono spesso collegate, anzi direi soprattutto collegate, a situazioni con mancanza di reddito e quindi difficoltà che le famiglie vivono per effetto di disoccupazione o situazioni analoghe alla disoccupazione, tant'è che la gran parte, direi che quasi l'80% dei nostri utenti non ha delle entrate certe, non ha dei redditi fissi, per cui tendenzialmente ha questo problema giornaliero di trovare il modo per sbarcare la giornata, diciamo così. Noi lavoriamo molto in collaborazione con i servizi sociali, perché nell'ambito della nostra attività abbiamo modo di colloquiare praticamente giornalmente con i servizi sociali, perché con loro e insieme a loro riusciamo anche a programmare delle situazioni che possano insieme far superare alle famiglie in difficoltà dei momentanei momenti critici. Quali sono i numeri per quello che riguarda l'Alto Garda di queste situazioni critiche? Ecco, io le parlo esattamente per il territorio di Arco, perché noi interveniamo quasi esclusivamente sul territorio di Arco, con qualche puntata verso Drò. Quindi diciamo che la nostra è il comune di Arco soprattutto. Noi come numeri, giusto per avere un ordine di grandezza della nostra attività, per quanto riguarda per esempio l'anno appena trascorso, ma anche il 2015, che è l'anno per il quale adesso spiegheremo un po' esattamente la nostra attività, la nostra spesa è stata circa di 70.000 euro, quindi questi sono, è un intervento complessivo di 70.000 euro, che sono proprio soldi che sono stati investiti a fondo perduto, ma anche in progetti che per alcune famiglie hanno portato al superamento di situazioni critiche momentanee, che poi sono in modo che poi le famiglie abbiano potuto camminare con le loro gambe. Questo tipo questa cifra, diciamo che sostanzialmente per la gran parte viene assorbita dai costi relativi agli affitti e alle spese condominiali. Poi abbiamo cifre considerevoli per quanto riguarda il pagamento delle utenze, parliamo di bollette, bollette della luce, bollette del gas, piuttosto che utenze comunali come può essere le bollette dell'acqua, piuttosto che i rifiuti, ecco, queste sono. E poi interveniamo anche in maniera abbastanza importante nel sostenere le famiglie per quanto riguarda i costi che i bimbi costano presso le scuole, quindi per i buoni pasto, per i buoni mensa, e quindi ecco, queste sono un po' le voci preminenti sulle quali noi andiamo a investire i nostri soldini. Ovviamente lo possiamo fare perché abbiamo la fortuna che c'è questa generosità non soltanto del privato e anche dell'ente pubblico, quindi il comune che ci dà un contributo importante, la Cassa Rurale Alto Garda altrettanto, ma poi devo dire che cosa importante, ci sono tantissimi privati che con cifre anche di poco conto, ma che comunque sono abbastanza costanti nel tempo, contribuiscono a darci fiducia e ci danno le risorse per poter affrontare questo tipo di spese.
Con il passare degli anni il numero delle famiglie che hanno bisogno di questa assistenza è aumentato o è costante e quante sono? Dunque, noi prendendo in considerazione il triennio 2013-2015 e poi il 2016, i dati ce li abbiamo ancora da elaborare, ma ecco, prendendo in considerazione questo periodo di tempo, noi siamo abbastanza costanti su un numero di nuclei familiari intorno ai 150. 150 nuclei familiari che tutti gli anni si rinnovano, nel senso che noi abbiamo una forte mobilità, ovvero sia abbiamo mediamente 40-50 nuclei familiari nuovi che ci vengono a chiedere aiuto, ma nel contempo qualcuno anche esce, vuoi perché ci sono famiglie che si trasferiscono, vuoi perché la situazione di criticità magari è finita, e quindi mediamente comunque, tenendo conto delle entrate e delle uscite, gestiamo circa 150 nuclei familiari.